Che giornata ventosa è oggi a Car City! Non c'è da stupirsi che qualcuno stia facendo volare il suo aquilone! Oh, sono Baby Katie e Baby Carrie! È il tuo nuovo giocattolo, Baby Katie? Che divertimento! Oh oh! Il vento sta diventando molto forte! Ha fatto persino saltar via il fiocco delle ragazze! Hai ragione, Baby Katie! Non è sicuro far volare l'aquilone ora! Baby Katie, probabilmente dovresti lasciarlo andare prima di volare via con lui! Baby Katie, lascialo andare! Non importa se è nuovo! Non preoccuparti, Baby Carrie. La ritroveremo. Ma avremo bisogno di aiuto dalla super pattuglia. Ehi, super pattuglia. Un'amica di Baby Carrie, Baby Katie, stava facendo volare il suo aquilone quando è stata portata via dal vento. È una grande idea, Matt. Baby Carrie, sali sulla scala di Frank, così potete andare tutti insieme a cercare Baby Katie in tutti i posti alti intorno a Car City. Nessuna traccia di Baby Katie ancora. L'hai individuata, Baby Carrie? Oh sì, eccola là, in cima a quel lampione. Ancora aggrappata al suo aquilone. Non preoccuparti, Baby Katie. La super pattuglia è arrivata a salvarti. È ancora abbastanza ventoso. È meglio se Baby Carrie scende da quella scala. Ora tocca a te, Baby Katie. Sali su. Ma lascia andare il tuo aquilone prima. Oh no! Troppo tardi. Serve un piano B, super pattuglia. Wow, è ancora più lontana adesso. Ed è ancora aggrappata al suo aquilone. Hai ragione, ci serve l'aiuto di Hector. È l'unico che possa aiutare Baby Katie ora. Ehi, Hector! Matt e Frank hanno bisogno di te. Baby Katie è bloccata in cima all'edificio più alto di Car City e non possono raggiungerla. Eccola là! Puoi salvarla, Hector? Hector è venuto a prenderti, Baby Katie! Ma dovrai lasciare andare il tuo aquilone! Hector capisce, ma non è sicuro continuare a restarci attaccata! Non essere troppo triste, Baby Katie! Hector sta per regalarti l'emozione di volare! Buon divertimento, ragazzi! Che bel giro avete fatto! Sei pronto a riportare Baby Katie a terra adesso, Hector? Ah!
Eccola qui, la nostra piccola appassionata di aquiloni. Grande lavoro di squadra, Super Pattuglia. Aspettate, cos'è quello? Ma è l'aquilone di Baby Katie. Starai più attenta adesso, non è vero? Ci vediamo la prossima volta, Super Pattuglia. La Super Pattuglia. Ecco che arriva la Super Pattuglia. Car City è al sicuro con Matt e Frank che tengono d'occhio le cose. Oh oh! Frank sta cercando di avvertire Matt di qualcosa. Ah, c'è un mattone in mezzo alla strada. E ora Matt ha una gomma bucata. Non sarà in grado di pattugliare la città con una gomma a terra. Frank, sarebbe possibile usare il tuo gancio per trainare Matt al garage di Tommy il carro attrezzi? Ehi ragazzi, non state dimenticando qualcosa? Bisogna rimuovere quel mattone in modo che nessun altro buchi una gomma. Fantastico! È strano, Tom ha un sacco di clienti oggi e tutti sembrano avere le gomme a terra, proprio come Matt. Potrebbero essere passati anche loro sopra dei mattoni ed essersi danneggiati allo stesso modo. Speriamo che Tom possa mettere a posto Matt rapidamente, così che lui e Frank possano iniziare ad indagare. Scusa se ti disturbo, Tom. Sembri molto occupato oggi, ma Matt ha davvero bisogno del tuo aiuto. È passato sopra un mattone che era stato lasciato in mezzo alla strada e ora ha una gomma bucata. Matt e Frank hanno bisogno di scoprire chi c'è dietro questa faccenda e porvi fine il più presto possibile. C'è qualche possibilità che tu possa ripararlo subito? Puoi entrare adesso, Matt. Ecco qua. Fai piano, mi raccomando. È il momento di montare un nuovo pneumatico. Molte grazie per aver riparato Matt rapidamente, Tom. E grazie anche a tutti voi in coda. Ora Matt e Frank possono andare a scoprire chi è stato a mettere tutti quei mattoni sulle strade. Ehi, c'è Ben il trattore! Lui potrebbe sapere qualcosa dei mattoni. Forse dovreste andare a chiedere a lui. Ben non sa nulla dei mattoni misteriosi? Ma vi ha dato un indizio? Ben sta aspettando che Flavy, il camion compianale, ed Edgar, l'escavatore, gli consegnino dei mattoni così da poter costruire un muro? Questa è una pista da seguire. Andiamo a trovarli. Grazie per l'informazione, Ben. Eccola Flavy ed Edgar. Ma loro non hanno alcun mattone da portare a Ben. Forse li hanno fatti cadere loro per le strade della città. Chiediamoglielo. Qualcuno ha rubato i mattoni? Non preoccupatevi, ragazzi. Matt e Frank troveranno il ladro.
Wow, ci è mancato poco! Sembra che chi ha rubato i mattoni di Flevi ed Edgar li abbia seminati di proposito in giro per Car City. Ma chi farebbe una cosa del genere? Ah, avrei dovuto immaginarlo, è quella peste di Tyler. Non è la prima volta che combina cose losche. Sei stato catturato, Tyler. Sappiamo che sei stato tu a rubare i mattoni di Flevi ed Edgar e a spargerli per la città. Sarà stato divertente per te, ma non lo è stato per nessun altro. Buona idea, Matt. Tyler deve imparare la lezione. Forse dovrebbe essere messo a raccogliere tutti quei mattoni per poi restituirli a Flevi ed Edgar. Frank ha assolutamente ragione, Tyler. Dovresti anche aiutare il team di costruzione a riparare il danno alle strade. Avete fatto un ottimo lavoro, ragazzi! Ora Car City è di nuovo al sicuro e Flevi ed Edgar riavranno i loro mattoni, il che significa che Ben potrà finalmente costruire il suo muro. La Super Pattuglia! Ciao bambini, vi state divertendo stasera? Che cos'è? Questo è un fantasma! Scappate, bambini, scappate! Questo è il telefono per chiamare la super pattuglia! Ed ecco le macchine bebè! Chiamiamo la super pattuglia, bambini! Solo loro possono salvarci da questo! Matt, Frank, Hector, Car City ha bisogno di voi. C'è un fantasma che infesta il parco giochi. Uno scherzo? No, Matt, assolutamente no! Questo non è uno scherzo! C'è veramente un fantasma! Ragazzi, è così buio qui! Oh no! È il fantasma! Ah.
hai ragione, Matt. Non vi è alcuna necessità di spaventarsi. Dobbiamo semplicemente fermare questo fantasma. Direi che è un piano perfetto, Matt. Hector, tu sorvolerai tutta Car City cercando di individuare il fantasma. Una volta fatto, chiamerai Matt e Frank e loro si uniranno a te. Frank, una volta che Hector avrà avvistato il fantasma, tu lo raggiungerai da dietro e lo inseguirai. Poi Matt guiderà più veloce e incastrerà il fantasma alla fine della strada. Super pattuglia, pronti? Via! Eccolo, Hector! Matt, Frank, Hector ha trovato il fantasma! Ora voi potete inseguirlo e catturarlo! Ma questo non è un fantasma! Questo è Charlie! Matt, fermati! Questo non è un fantasma! È Charlie! Charlie, frena! Adesso! Naturalmente, ragazzi! Siamo ad Halloween! Charlie indossava un costume! Beh, amici, credo che sia il momento per voi di godervi questa serata e di andare a raccogliere dolcetti! Buonanotte, amici! Arrivederci alla prossima! La Super Pattuglia! Ciao Tom! Ciao Baby Tom! Sembra che voi due stiate godendovi un divertente weekend in campeggio! State tostando dei marshmallow? Sembrano buoni! Avete avuto una giornata piena all'aria aperta, ragazzi? Andrete a letto presto? Baby Tom vorrebbe rilassarsi accanto al fuoco ancora un po'. Oh, santo cielo! Sta salendo il vento! Presta attenzione, Baby Tom! Il fuoco si sta propagando! Spostati velocemente lontano dal falò! Tom, svegliati! Il fuoco del falò si è propagato e sta per raggiungere la tua tenda! Non ti preoccupare, Tom! Ti faremo uscire da lì! Vieni, Baby Tom, chiamiamo la super pattuglia. Ehi, ragazzi! È scoppiato un incendio nel campeggio dove sono accampati Tom e Baby Tom. E Tom è bloccato nella sua tenda. Potete aiutarci? Grande, andiamo! Facciamo presto!
seguite Hector. Lui vi farà strada verso il campeggio seguendo il fumo del fuoco. Stai tranquillo, Baby Tom. La super pattuglia è qui. È meglio che tu stia indietro, però. Dovresti sempre stare lontano da un incendio. È molto pericoloso. Matt, come farai a tirare fuori Tom dalla tenda se le fiamme sono così alte? Grande idea, Matt! Potresti trainare la tenda lontano dal fuoco e poi cercare di far uscire Tom. Ora, vediamo qual è il problema di quella cerniera. Ah, la tenda e la cerniera hanno cominciato a fondersi. Ecco perché Tom non riesce a uscire. Matt suggerisce di usare un piccolo cacciavite se ne hai uno in tenda con te. Se fai un buco nella tenda, possiamo semplicemente strapparla per farti uscire. Buona idea, Matt! Ottimo lavoro, Tom! Sei libero! Sei stato molto coraggioso, Baby Tom! Hai fatto bene a chiamare la super pattuglia! Ecco! Il fuoco è completamente spento! Grazie a te, Frank! Grazie, super pattuglia! Tom e Baby Tom sono salvi e possono tornare a casa nel loro garage stasera. Forse potreste rimandare i falò e i marshmallow ad un altro giorno meno ventoso, ragazzi. Ciao a tutti, alla prossima!